ragazze, allora questo è il video che mi avete richiesto, cioè sulla mia filosofia di vita più o meno. Oh, perché? Perché mi vedete sempre molto sorridente nei video e ricevo sempre tante domande, mi chiedete come mai, come faccio ad essere sempre così sorridente. Tanti di voi mi scrivono in privato e mi dicono: cavolo, io ho questo o quell'altro problema, vorrei tanto poter essere sempre sorridente come te, eccetera eccetera. Quindi ho pensato alla fine di fare un video proprio dedicato a questo e lo metto sul primo canale, perché spero che tutte le ragazze che mi hanno scritto a riguardo possano vederlo, quindi insomma così possono vederlo più ragazze possibili. Inizio subito scusate anche oggi la mia voce è quello che è, abbiate pazienza. Comincio subito col dire che se mi vedete sempre sorridente nei video è perché fare video per me è una cosa splendida, quindi è chiaro che quando facciamo una cosa che ci piace tantissimo siamo contente, felici. Non è sempre così, tipo se vado a pagare le bollette non è che sto in fila lì, yeah, vado a pagare le bollette, no. Capita anche a me che mi svegli con la luna storta, quindi sono incavolata per tutto il giorno, ma chiaramente quel giorno non vado a filmare, altrimenti sarei così. Quindi insomma, non pensate che io sia sempre così sorridente e spensierata come nei video, anche se cerco di esserlo quanto più possibile, infatti in questo video vi parlerò anche di questo. Però ecco, non sono sempre così, sono così quando filmo, perché filmare è una cosa che mi piace tanto. Posso parlare con voi, che io vi adoro, quindi sono un po' tra le nuvolette quando filmo, già ve l'avevo detto, quindi questo è un po' il segreto mio, perché quando filmo alla fine sono felice, per questo che mi vedete sempre felice. Volevo appunto dire che non tutto quello che vi dirò in questo video, non tutto quello che vi dico riesco a metterlo in pratica. Io do ottimi consigli tipo Alice, poi non riesco sempre a metterli in pratica nella vita di tutti i giorni, però ci provo. E infatti questo video è appunto sulla mia filosofia di vita, tra virgolette. Ovviamente non sono una guru da seguire, vi racconto semplicemente come vedo la vita io. Magari può essere d'aiuto qualcuna, magari qualche consiglio riuscite a prenderlo, farlo vostro e magari migliorare qualche piccolo aspetto. Ecco, questo questa è la mia speranza, vi racconto semplicemente la mia filosofia di vita come la vedo io, non necessariamente deve essere uguale per tutte. Secondo me la mattina quando ci si sveglia possiamo scegliere se essere felici o meno, nel senso, detta così non ha tanto senso, e questa l'ho sentita dire da Shay Carl, che è un ragazzo che fa video su YouTube. Lui è americano, ha una famiglia, lui fa video vlog, però parla spesso di queste cose perché anche lui è sempre molto sorridente, sempre molto positivo, e a me le persone che hanno un approccio così positivo alla vita piacciono veramente tanto, mi danno energia, mi piace la gente che riesce a vedere del positivo ovunque, che riesce nonostante tutto ad essere sempre sorridente e a cercare sempre la forza per andare avanti, sempre, insomma, avete capito, penso, no? E, appunto, lui un giorno ha detto questa cosa: quando mi sveglio, cioè quando mi alzo dal letto, quando ci alziamo dal letto, possiamo scegliere se essere sorridenti o meno, se essere felici o meno, indipendentemente da quello che capita, perché so che questo discorso poi non può essere proprio messo in pratica per tutti, però secondo me è vero quello che dice, perché quando ci si sveglia si può scegliere, non voglio dire che si possa scegliere quello che ci capita, perché ci capitano cose brutte e cose belle. Però secondo me è vero che quando ci si sveglia si può scegliere, se non altro, come affrontare la giornata. Vi faccio un esempio: perdete l'autobus, potete scegliere voi che approccio utilizzare in quel momento, se farsi rovinare mezza giornata dal fatto che abbiamo perso l'autobus, quindi avere il muso, essere scontrosi con gli altri, che alla fine ti viene molto più naturale, però non aiuta né a te né agli altri, oppure si può scegliere di dire: vabbè, fa niente, capiterà qualcosa di buono, ho perso l'autobus per qualcosa, per un motivo, magari sul prossimo autobus incontro qualche vecchio amico, oppure non lo so, o semplicemente pensare
che non mi farò rovinare la giornata da questo fatto qua. Ecco, questa è una cosa molto importante e anch'io non sono bravissima a mettere in pratica tutto, però cerco di seguire questa filosofia, cerco sempre di darmi forza con queste cose qua, perché penso, cavolo, non mi farò rovinare tutta la giornata da questa cosa qua, e vi garantisco che è facile a dirsi, è sempre una cavolata, però non è così facile da mettere in pratica, perché quando ti capita qualcosa che ti fa rimanere un po' io ormai comunico tipo così, però appunto non è facile quando ti capita anche una cavolata. Io sono la prima che dico, oh cavolo, adesso che palle, queste cose del genere, però ci sta che proviamo a non farci rovinare la giornata da quella cosa lì, e vi garantisco che se provate a farlo, poi diventa un pochino più facile, nel senso che riuscite a vedere la vita un po' più in positivo. È una cosa che io metto sempre in pratica, questo, è non far sì che i miei problemi, non butto i miei problemi sugli altri, e non solo, soprattutto ovviamente alle persone che ho attorno, però che ti aiutano, non voglio, questo non c'entra niente con il fatto che la gente attorno ti possa aiutare, eccetera, eccetera, però non faccio pesare comunque i miei problemi agli altri, e anche con la gente che non conosco, per esempio per la strada, cerco sempre di essere sorridente, perché alla fine questo aiuta un po' tutti, cioè se si è sorridenti, vi garantisco che anche l'approccio degli altri sarà diverso. Se voi fate una prova, io ci ho provato, fate una prova, entrate, non lo so, alla posta, oppure, non lo so, al supermercato, e se alla commessa, invece che dire salve guardando giù, se la guardate negli occhi e le dite buongiorno con il sorriso, vi garantisco che l'approccio è diverso e ci si migliora la giornata a vicenda, perché anche a me, quando trovo magari qualcuno che mi tiene la porta aperta, oppure mi danno precedenza sul tram, mi fanno salire prima, oppure quando, non lo so, il commerciante ti augura buona serata, divertiti stasera che è sabato, eccetera eccetera, migliora un pochino la giornata. E se siamo, e se lo facciamo anche noi, è una cosa a catena, capito? Quindi se lo facciamo anche noi, miglioriamo la giornata agli altri e si vive meglio alla fine. E questa è anche una cosa che forse un po' troppo profonda, non lo so. Comunque noto che c'è tanta frustrazione in giro, e giustificata anche, però credo che non bisognerebbe prendersela tra di noi, perché poi non si fa altro che peggiorare la situazione. Quindi anche se ho la giornata storta così, cerco sempre di avere il sorriso, cerco sempre di vedere il lato positivo, e ovviamente non parlo di un sorriso finto, parlo proprio di cercare di trovare il bello e il positivo nelle cose, e non è, anche questo non è per niente facile, non è facile farlo sempre, io ci provo, a volte ci riesco, a volte no. Neil è molto più bravo di me in questo, la sua ecco, dovrebbe farlo lui il video sulla filosofia di vita, perché in realtà lui è il mio guru per tantissime cose, lui riesce proprio a farsi scivolare le cose addosso, non gliene frega niente, ma secondo me i ragazzi, i maschi in generale, sono un po' agevolati in questo senso, perché si fanno scivolare le cose addosso molto più facilmente, a differenza di noi donne. Io invidio quelli che riescono a vivere alla giornata, perché non hanno preoccupazioni, insomma, si fanno scivolare le cose addosso così. Per me non è facile, poi magari per tante di voi sì, però sto imparando pian pianino a vedere il positivo nelle cose. Vi faccio un esempio che potete capire sicuramente, perché è un esempio di YouTube. Ci sono tante ragazze su YouTube che magari sono giovani, hanno, non lo so, 16 anni e stanno appena iniziando a fare video, eccetera eccetera, e ovviamente non sono bravissime, non voglio dire che io sia super 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 bravissima, ma voglio dire, magari queste ragazze che hanno proprio appena iniziato a truccarsi, cioè tipo l'altro ieri, e si mettono a fare video, e non trovo giusto che tanti commentino dicendo: perché fai video, non sei nemmeno brava, oppure hai messo la matita storta, l'ombretto è leggermente poco sfumato dalla parte sinistra. Io invece cerco, e questo è proprio per farvi un esempio, non voglio dire che non bisogni fare delle critiche costruttive, perché io sono la prima ad apprezzare le critiche costruttive e ad ascoltarle, perché
tante critiche costruttive a me hanno aiutato a migliorarmi e a sapere soprattutto quello che voi volete, eccetera. Però voglio dire, non focalizziamoci sempre sul negativo, che è una cosa che ci viene naturale, ho notato, cioè di cercare sempre il pelo nell'uovo. Cerchiamo invece di trovare le cose positive. Cioè io quando vedo dei video del genere dico, cavolo, ma a 16 anni hai il coraggio di metterti lì? Cioè, cavolo, brava! Oppure anche il fatto di magari non essere perfetta nel trucco, ma di mettersi comunque in discussione. Questa è una cosa bellissima. Cioè, cerchiamo di trovare il positivo. Oppure, invece di guardare se... Ma questo è proprio solo un esempio di YouTube che vi faccio. Può essere applicato su tutto. È proprio un esempio. Non parlo di niente in particolare, di nessun video, di nessuno in particolare. Ma dico, invece di focalizzarci magari sull'ombretto che è sfumato male, focalizziamoci magari sulla matita che è applicata bene. Cioè, non so se riuscite a capirmi, però credetemi, si vive molto molto meglio così. È, non è facile, però è fattibile. E poi tantissime di voi, magari farei un video a parte per questo discorso, tante di voi mi scrivono mi sento molto infelice e quando leggo questi messaggi riesco proprio a cogliere, a sentire proprio magari il disagio oppure comunque solo la tristezza, ma tante ragazze mi scrivono dicendomi che sono infelici, che non si vedono, non riescono ad accettarsi, e mi dispiace molto perché alla fine bisognerebbe cercare proprio di godersi la vita, pensare che comunque domani si potrà sempre cambiare, domani potrà sempre essere meglio, come dice Vasco. Pensare che domani sarà sempre meglio. E anche queste sembrano tutte parole, sembrano tutte cavolate, però sono cose che io cerco veramente di mettere in pratica e a cui penso sempre. Si può sempre cambiare la situazione, si può sempre far qualcosa, e questa è anche una cosa importante secondo me, non arrendersi mai, cioè sempre... Si può sempre fare qualcosa, ovviamente, ecco, non può essere applicata per le cose più gravi questa cosa, io vi parlo appunto della mia filosofia di vita e non so se può aiutare qualcuno o tutti o anche solo una persona, lo spero, però secondo me c'è sempre la possibilità di migliorare, di migliorarsi, specialmente se siete giovani, non buttatevi giù, nel senso c'è sempre un modo per migliorare, per migliorarsi, per cambiare, non datevi per vinte. Appunto, magari farei un video anche su questo, perché anch'io quando ero più giovane non mi accettavo sempre, e magari potete pensare che è facile per me dire così, però in realtà li ho passati anch'io i momenti brutti. Non so cosa darei per poter andare indietro nel tempo, magari di 15 anni, e dirmi, guarda, non preoccuparti, perché comunque andrà bene, nel senso, non farti tutti questi problemi, non rimuginare, non rovinarti l'esistenza, perché alla fine con il tempo si sistema tutto, ed è vero. Comunque magari farò un video a parte, perché ricevo veramente tanti messaggi di ragazze che non riescono ad accettarsi oppure non sono contente, quindi sì, magari farò un video su questo. Però ecco, appunto, la mia filosofia di vita alla fine è questa, credo si sia capito. Anche se magari ho qualcosina che non va, cerco di reagire, cerco di migliorarla, ho le persone che mi vogliono bene vicino, e questa è anche una cosa importante. Confidatevi sempre con magari con i vostri genitori, con la vostra migliore amica, con vostra sorella, con vostro fratello, con vostra zia, con il vostro nonno, con la vostra nonna, insomma. Secondo me, appunto, è anche questo, sembrerà un cliché, sembra che io parli per veramente per modi di dire, per cliché, però non è così. E secondo me l'amore alla fine è quello che fa girare tutto, quindi questa è la cosa importante, l'importante è avere questo nella vita. All you need is love, oggi cito cantanti, e secondo me è vero, nel senso che sia l'amore per il vostro animaletto domestico. Io per esempio glielo dico ogni giorno ai miei gatti che gli voglio bene, e anche alle mie amiche, e questo è importante secondo me, proprio avere qualcuno che ci voglia bene, sapere che quando abbiamo bisogno di qualcosa quella persona ci sarà, e ragionare sempre un po', questo è quello che faccio io, vi racconto come la penso io, non so se potrà aiutare qualcuno, però io penso sempre che la vita è una sola ed è breve, nel senso che lo so che non è bello da dire, però magari dopodomani non ci siamo più, non lo so cosa può succedere. Quindi cerco sempre di godermi ogni giorno come se fosse l'ultimo, e non,
lo so che sembra un cliché e tutto quanto, però non è facilissimo da fare e non ci riesco assolutamente sempre, però ci provo, tante volte ci penso e dico cavolo, se voglio dire qualcosa a quella persona dico no, magari la dirò più avanti. Adesso glielo dico subito e non perdo un momento per dire appunto alle mie amiche che gli voglio bene, non perdo un'occasione per fare qualcosa che magari vorrei fare, qualcosa di bello, qualcosa di buono anche per chi mi sta intorno. E questo secondo me è una cosa molto importante da considerare. Quindi non sprechiamo le nostre giornate per fare cose negative, per pensare a cose negative, perché alla fine ci buttano giù e basta. Pensiamo alle cose positive, aggrappiamoci anche solo a un pensiero positivo. Io questo è quello che faccio, cerco sempre di appunto godermi la vita come se non ci fosse un domani, e questo è anche uno dei motivi per il quale ci siamo trasferiti, perché ho sempre pensato voglio andare a vivere all'estero, voglio andare a vivere all'estero, e ci siamo resi conto che alla fine se non ci trasferivamo saremmo arrivati a 60 anni a chiederci chissà cosa sarebbe successo, chissà come sarebbe andata se avessimo provato, e quindi abbiamo deciso di farlo. Non so se riesco a spiegarmi bene, spero veramente di sì, perché non mi sono preparata né degli appunti, non mi sono preparata uno script per questo video, non mi sono preparata niente, sto proprio parlando così a fiume in piena. Spero veramente che questo video sia stato utile almeno a una di voi, non lo so, che comunque mamma mia, quando mi emoziono ancora peggio, vi abbia fatto piacere conoscere un po' della mia filosofia di vita, perché appunto in tante me lo chiedete, in tante mi scrivete di fare un video su questo, e appunto puntualizzo di nuovo che quando filmo sono felicissima perché parlo con voi, e filmare è una cosa che mi piace, ovviamente non sono sempre così raggiante, felice, però se ci siete voi sì, ecco, questo sì. E niente ragazzi, io vi mando un bacione e adesso sapete cosa faccio? Vado a vedermi le gare di nuoto sincronizzato alle Olimpiadi, se non è troppo tardi, e niente, vi mando un bacione, a presto, ciao!